qui ci sono tutti i faldoni di Monte dei Paschi. Tutti questi risparmiatori hanno acquistato obbligazioni subordinate senza saperlo? Obbligazioni subordinate in aggiunta, obbligazioni subordinate emesse all'estero, con un prospetto illustrativo di una paginetta scritta in inglese. È così, a tanti Monte dei Paschi non solo ha venduto obbligazioni subordinate, ma titoli emessi all'estero. È successo anche a Paolo, che pensava di aver comprato un prodotto sicuro, tanto più che all'alto rischio corrispondeva a un rendimento basso, quanto titoli di Stato. Quanto ha investito? C'è tutto quello che avevo, 100.000 euro. Qui non c'è scritto da nessuna parte che si tratta di obbligazioni subordinate? No. No. Fossero emesse appunto in Italia, qui dovrebbe essere scritto l'acronimo SUB. Queste invece non hanno l'acronimo soltanto perché sono state emesse in Lussemburgo. E così, quando con la crisi di Monte dei Paschi le subordinate sono state forzosamente convertite in azioni che valevano poco, Paolo ha perso 60 dei 100.000 euro investiti. Non solo, mentre gli altri obbligazionisti subordinati sono stati indennizzati, lui no, proprio perché le sue sono state emesse all'estero. Non mi sono mai permesso un viaggio, una vacanza, non sono andato più giù di Roma. Ho vissuto qui per risparmiare, perdere tutto. È un pensiero che non se ne va mai.